dalla MentorMate Tennis. Molti di voi ci conoscono, qualcuno di voi non ci conosce, per cui vi do il benvenuto da parte mia, che sono il presidente della MentorMate, da parte di Gabriele Bianchini, poi vi darà anche lui il benvenuto, che è il direttore della MentorMate. Benvenuto da parte di Andrea Fantelli, che ringraziamo perché è stato principale promotore della serata, e chiaramente facciamo un grande applauso a Bill. Bravo! Abbiamo il piacere di avere qui con noi. Faccio due brevissime parole perché tutti quanti avete visto che noi siamo MentorMate. Avete visto che siamo MentorMate. Cosa significa questo nome? Cioè, infatti me lo vuole passare sempre, dice Mentor, in realtà MentorMate significa mentor in rete, a rete, mentor networking e mentor a rete, chiaramente come simbolo del tennis. Voi sapete tutti che il mentoring è una metodologia di insegnamento e di educazione allo sport, non solo allo sport ma anche alla vita, e in un momento particolare della mentorship c'è una cosa che si chiama storytelling. Cos'è lo storytelling? Lo storytelling è il racconto di storie, che è la parte chiaramente più antica, il modo più antico di tramandare la conoscenza e la saggezza. Quindi stasera noi sentiamo una bellissima storia, la storia di Bill, che è stato il mentore di molti giocatori, è stato il coach, il mentore, poi lasciamo perdere tutto il dibattito, non è il caso stasera. Sicuramente è stato il mentore di Andrea Fantelli e quindi io lascio la parola a loro e a questo punto sì. Ho fortemente voluto questa serata e ho insistito con molti di voi cercando di farvi capire il reale valore, okay? Ovviamente il tempo all'inizio non ci ha aiutato, ma eccoci qua. La cosa della vita di oggigiorno, che corriamo sempre dalla mattina alla sera, anche le cose che hanno un valore a volte ci scappano di mano, non ce ne accorgiamo o ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Quindi stasera sono riuscito, e arriverà anche altra gente, a cercare di far passare un messaggio che stasera abbiamo una persona qui, un'eccellenza nel campo del tennis, nel campo dell'insegnamento, del coaching, del mentorship, e chi più ne ha più ne metta. Una persona che parlerà in italiano perché ha un amore per questo paese, perché ci ha vissuto insieme alla sua famiglia anche per 12 anni, in quel di Bologna. Abbiamo una giocatrice campionessa che è qui tra noi, proprio di Bologna, Gabriella Castiero. Venuta a testimoniare naturalmente il suo affetto per il suo allenatore, come sto facendo anche io. Io, Bill, inizierei dall'Italia, sì. Che ti ha voluto bene. Per questo sì. Grazie, buonasera. Sono veramente emozionato perché l'Italia. La ragione che parlo italiano ancora è perché mi piace, infatti per me, preferisco parlare italiano invece di inglese, che è stata la mia seconda lingua, italiano. Parlo un po' di francese, alemán, tedesco, però italiano è stato. Infatti quando sono in America, ogni volta che incontro un italiano, e tante volte un italiano che sta in America per tanti anni, e all'inizio parliamo italiano e poi lui smette di parlare italiano e inizia a parlare inglese, e io dico ma perché? Io voglio parlare italiano.
perché l'Italia al mio cuore è molto 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 vicino. Sono stato in Italia fino a 20 anni fa e poi continuo a parlare, infatti anche a casa delle volte quando voglio mia moglie contro me, io inizio a parlare italiano così. Andrea? Praticamente, com'è questo grandissimo corso australiano in cui viene la spalla destra, che è uno dei certificati di lavoratori? Il signor Harry Hoffman, non so se tu conosci la storia, il signor Hoffman è stato più o meno il più grande coach di tutto il tempo, più grande dei volontari, più grande di tutti. Infatti, come capitano di Coppa Davis per l'Australia, lui è il coach di Labour, Rosewall, e io sono stato fortunato di avere un po' di tempo con lui. Volevo andare lì per giocare all'inizio, infatti sono venuto in America per studiare la medicina, che mio padre che mi ha mandato studiare la medicina, e mio fratello, tu devi essere dentista. Però il tennis è troppo per me. Allora ho smesso di studiare medicina dopo 3 anni e continuo con qualcosa perché volevo giocare a tennis. Allora volevo andare a Hoffman per giocare, però non riesce. Poi è arrivato lì come maestro, dovevo stare lì per 2 settimane. E poi lui mi è tenuto lì, e poi diventato veramente vicino. Questo signor, dopo mio padre, è stato la più grande influenza con mia vita, il signor Hoffman. È piccolino, è australiano, e tu non sei piccolino. Perché sei australiano. E poi c'è una cosa che ricordo, che quando lui ha aperto un centro qua a Bologna, ha chiesto a me subito, voglio te andare a Bologna? Poi ho stato molto fortunato che quando lui veniva a Bologna, ogni tanto c'è gente che viene della Germania, della Francia, solo per parlare con lui, e lui una volta ha detto a me, Bill, andiamo io e te da solo a mangiare. Io ero rimasto, ma perché? Però mi ha portato fuori e ho sentito tutte queste storie di quando arrivavo dall'Australia per fare il Davis Cup in Francia, quando andavo sulla barca per 3-4 mesi di arrivare alla Francia per fare la Coppa Davis. Tante volte sono storie che io avevo sentito prima, per ogni volta che sento sembrava meglio. Il signor Hoffman è un fenomeno. Io pensavo, e anche tanti altri, che lui è venuto da un altro pianeta. Non è da qua. Perché sul cervello funzionava differente. Lui è stato campione, è coach di John McEnroe, di Labour, di Jim Courier, e io continuo a fare il suo lavoro, specialmente come lui mi ha insegnato. Infatti, normale, anche adesso, mi sento come lui è lì che mi guarda, e deve dire come ho detto. Un grande, grande signore. Per questo, lui mi ha portato in Italia, a Bologna, e dopo un po' mi ha chiesto, ti piace questo posto? E ho detto, sì, ma ovvio, Bologna. Rastignano, uno dei più bei circoli dell'Europa. E poi lui mi ha lasciato lì come suo lieutenante. Fortunatamente a Bologna, una volta stavo lì allenando un ragazzo che era il numero uno d'Italia, come ragazzi, si chiama Paolo Canet. Per i giovani, loro forse non sanno, però Paolo Canè è stato uno dei più grandi campioni e talenti d'Italia. Scusa. Infatti,
lui non voleva allenare con Panatto o Bertolucci, però diceva io voglio allenare con il americano. Allora faccio allenamento per lui sulla penta, e poi c'era una ragazzina che stava fuori con le mani così e guardavo, 11 anni questa signora qua. Allora suo padre mi ha chiesto, ma lei fa piacere di fare due palle con te? Lei era giovane come Gregorio, quanti anni ha? 12, va bene, sei più vecchio. Però, e allora lei è entrata in campo e ti va pum pum, oh, ma questo qua gioca. Poi io ho chiesto al signor Hoffman, ma posso allenarla? Dire, ma sai, io dico, no, ma lei abita qua vicino. Dire, sì. Perché lui era questo tipo di uomo. Per i ragazzini, lui dà di tutto. Poi lei è andato, doveva andare ai campionati di Under 12 a Venezuela. Era secondo in Italia a quel punto lì, però l'altro ha fatto male. E ha mandato lei. Lei unfortunatamente doveva andare da solo. È andato da solo a Venezuela. E poi era sul campo allenando i ragazzi. E lei è tornato. Ho vinto! Che vinto! Questo è il campionato del mondo. Aveva vinto tutto il torneo. Oh, bravo. Esatto. E allora ho continuato a lavorare a Bologna. Infatti con questa scuola a Bologna arrivati tanti maestri, tanti giocatori, anche di questa zona, Filippeschi, Marco Filippeschi, che adesso è campione del mondo di over 50. Cianfaldoni di Piombino, Tanganelli, Ettore Rosetti, tutti. Tutti fortissimi. I Vestelli di questa zona qua. E infatti, a quel tempo lì, la federazione è stata un po' scioccata perché tutte le squadre del Coppa Davis allenavano con me a Bologna. E poi Canè dice, se il mio maestro non viene, io non gioco. Allora io stavo indietro un po', e poi ogni tanto dicevo loro, ma deve dire lui così, deve lui deve fare così. Italia è stato proprio il mio insegnamento, perché ho imparato tanto dell'Italia, tanti di questi ragazzi. Infatti la mia specialità è proprio di lavorare con ragazzi che arrivano a un certo punto e deve fare quel salto di lì per arrivare in su, dell'agonistica. Gente che aveva già un certo livello. E il messaggio è questo. E la maniera di allenare questi ragazzi è stata proprio di lasciare a loro l'istinto, quell'istinto che ce l'ha loro. Perché io faccio gli esercizi che ho imparato da Hoffman, gli esercizi che dà loro le armi di andare a giocare, perché quando uno è in campo l'istinto è quello che è importante anche per i bambini. Se un bambino dice a me adesso, ma io voglio fare una mano, io lascio lui di fare una mano. E come genitori così io devo dire, lascio lui di fare. Il maestro dà la possibilità, l'insegnamento, ma così si fa. I ragazzi dopo, il loro istinto che è importante. Parlaci, parte dell'istinto, che ovviamente è basilare, della confidenza che tu hai creato con i tuoi giocatori. E questo è sempre stato un passo interessante, è sempre entusiasmante. La fiducia. Quando Andrea
ha detto a me, ma vuole fare questa cosa che ho fatto in altri paesi. Infatti quando parto qua devo andare all'Antigua di fare. La fiducia. Mi ricordo c'è un ragazzo di Firenze che è la Martina Ghezzi. Non so se ti conosci, però. Sì. Gioco, ma prima dico la storia della Gabriella. Eravamo a US Open e la Gabriella è arrivato all'ultimo turno al secondo turno di qualificazione e doveva giocare contro la Gala Leon Garcia della Spagna, che è arrivato proprio alto, e tutti mi dicevano prima c'era il padre di Malvai Washington che è arrivato a finale di Wimbledon, tutti mi dicevano ah ma Bill questo qua è troppo forte. Allora la Gabriella ha guardato a me e ha detto non so che devo fare, fai te. Allora ti dico la verità, io non sapevo che cosa da dire. Stavo lì e pensavo, lui ha detto ma lei ha un diritto che è fortissimo, era mancino. Allora ha detto vabbè Lella, tu vai in campo, se io metto il cappello qua tu giochi di là. Tu giochi di là. Allora Gabriele ha iniziato, giocato, vabbè, è entrato in campo e io ho fatto così. Mi guardo. Poi a fine della partita, ovviamente, aveva vinto la Gabriele. A fine della partita la Gabriele è venuta fuori al campo. Prima è arrivato l'altro. E lei ha detto, ma hai fatto un bel lavoro, perché lo so che. Però non potevo fare niente. Poi la Gabriella è arrivata a me e mi ha detto precisamente grazie a Dio che tu sapevi che cosa fare, perché io neanche ho un'idea che cosa è successo lì, e avevo vinto la partita. E questa è una cosa di fiducia. E ragazzi, si fidi nel maestro, tutte le pressioni di te va via. Io dico ai ragazzi della mia accademia, tu fai quello che dico io, come di giocare. Se vinci, prendi te, tutti sono grandi. Se perdi l'America, se perdi, problema mio. E con la Lella, e la Martina Ghezzi, e Andrea, e tanti altri, anche Canè, lavoriamo così. Il tennis è un gioco molto particolare, è un gioco singolo. Quando i ragazzi vanno in campo, sono solo loro. Non c'è coach, non c'è maestro, non c'è manager, nessuno. Neanche i genitori che possono andare in campo. Allora loro devono gestire se stesso veramente bene quando vai in campo. Se hai la fiducia del maestro e credi, la Gabriella un'altra volta mi aveva detto, questa è stata strana anche, eravamo in Porto Portogallo, e lei non aveva la più bella battuta del mondo, lanciava alto, anche che stava in federazione, batte però, la battuta era scarsa. La rovescia era una delle migliori del mondo, perché aveva battuto la Sellers due volte. Però la Gabriella era allenando e io ho detto Lella, lancia la palla bassa, vuole vedere che cosa succede. E lei ha lanciato la palla bassa, poi ha fatto un bel sorriso. Fai ancora. Lei ha lanciato bassa, boom. Lei ha detto sì, ma è questo che dobbiamo fare. Però come lei non aveva una grande battuta, quando giochiamo nel torneo, io dicevo a lei sempre, se vinci il coin toss, tu devi dare l'altro da battere, perché tu non batti bene l'erba. Cerchi di fare break. Lei è entrata in campo contro l'inglese, e poi io stavo lì fuori al tribune, e poi ho visto che lei aveva vinto. Allora la signora ha girato a lei, cosa deve fare?
e lei ha detto batti io, e io dicevo no, poi dice, lei dice allora, primo punto, la balsa, boom, servizio, vinto il punto, balsa, boom, servizio, e da lì continuava a battere così. Allora quando è venuto fuori dal campo, aveva vinto la partita ovviamente, quando lei è venuto fuori dal campo, e dal Malella, se io ti dico la cosa che è sbagliata, come funziona? E lei mi diceva, sono sicuro che non ti ricordi, mi diceva, anche se è sbagliato, se io credo abbastanza, funziona lo stesso. E questo è rimasto e mi è testa, per sempre. Credi ragazzi, nel maestro. C'è una storia simile che è successo qua a Prato. C'è un certo signore, si chiama Jacopo Lo Monaco, che è un telecronista Sky. E infatti adesso sta facendo il francese. Sono sicuro che hai visto sul televisore. Jacopo doveva giocare una partita. Jacopo era un C1. Non so della classifica adesso. Però, più o meno, un C1. E doveva giocare un treno B. Giocava contro un B2, che è molto più alto dell'altro. E Jacopo diceva, ah ma un B2, io devo cercare di fare positivo. Poi, questa mattina, è arrivato, c'era un gran vinto. Vinto dappertutto, vinto per... E ragazzi, ah ma questo vinto. Io ho detto a Jacopo, senti, se tu piace il vinto, meglio di lui, il vinto è tuo amico, vedrà la partita va per te. Mi dice, ah ma lui è un B1, o un B2. Ho detto, Jacopo, tu diventi amico del vinto. Allora Jacopo è entrato in campo e io ho detto a lui, guarda, sorride sempre. Ogni volta lui ti guarda fa... E infatti Jacopo è andato in campo, l'altro guardava lui, Jacopo. E poi c'è il vento, l'altro è iniziato a puntulare. Ma questo vento, Jacopo ha fatto, guardate me. Ovviamente Jacopo ha vinto la partita. Ragazzi, quando c'è vento, è tuo amico. È tuo amico, ok? È un altro ostacolo da superare. Se tu sei più pronto di assicurarlo, vedrà, va bene, ok? C'è un altro ragazzino qua, un ragazzino, sai, sono diventando anziano perché è tornato in Italia e tutti i miei allievi che io ricordo che giocavo, mi dico, oh, ma io ho due figli, uno è 20 anni, oh. Però c'è una signorina là indietro, Martina Ghesi, che... Grazie Martina! La Martina, forse tanti non sanno la Martina, perché la Martina... Eccola! La Martina è stata anche uno dei miei grandi successi. È venuto giù da me, a Bologna, e volevo un maestro americano, non so perché, infatti io sono sicuro se noi torniamo in America i ragazzi da più diretto a Andrea perché lui non è americano. E intanto la Martina è arrivata lì e ha iniziato a giocare con me, avevo grande fiducia. Allora a un certo punto ha giocato un torneo A e Avila Spain. Abbiamo preso il volo, questo è stato colpo mio, perché non ho controllato bene dove arrivava questo volo, è arrivato a Barcellona.
E poi hai detto, va bene, prendiamo un taxi. Yeah. Barcelona, Avilés. E prendiamo il taxi, quasi mezzanotte, eh? Quasi mezzanotte. Il giorno dopo, alle 1 siamo ancora in macchina. Non alle 1 mattina, alle 1. Allora, io sto guardando Martina perché lei doveva giocare il giorno dopo. È arrivata a Avilés alle 2 del pomeriggio. Poi Martina doveva giocare due partite di qualificazione. A questo torneo c'era la squadra dell'America, la squadra della canadese, i russi, erano tutti. E poi c'era io con i miei due tre piccoli italiani, c'è Martina, Gianfaldoni e Rigagnoli. Allora, la mattina dopo, ma lei aveva una grinta incredibile, eh? Una grinta ma spaventosa. Questi due sono veramente... La mattina passata qualificazione, l'ultimo turno, è stato veramente duro perché l'altro era 120 mondiali VTA, non juniores. Poi lei ha iniziato a giocare il torneo, ha battuto tutti, gli americani, e uno dopo l'altro, c'era la Martina. Poi è arrivato in finale, ma prima, ragazzi, questo è proprio per voi, prima del finale, va riscaldando e lavoriamo su un rovescio stretto, che è un rovescio che gira proprio in un angolo. E poi la Martina provava questo colpo, andava in campo, giocato in finale, vinto, poi è venuto fuori al campo e mi guarda e dice, vuole andare a allenare? E io, no, ma c'era gente lì che c'era, sapete, un grande torneo, e il maschio ha vinto una macchina. E io, no, vuole andare. Io guardo, ma lei vuole andare a allenare? Ha vinto il più grande torneo della sua vita. E poi vuole andare a allenare. E vabbè, allora sono andato giù e lei ha iniziato ad allenare. Io ho guardato e ho detto, ma lei non è italiana, è tedesca questa. Allora, allenato, poi siamo andati alla premiazione e poi giro, mi guarda e dice, voglio diventare professionista. Allora, mazza, professionista. Lei ha detto sì. Allora, io ho mandato. E questo è un po' particolare perché, sai, c'è una cosa che mi piace degli italiani. La famiglia sono molto assieme. Infatti io ho questo, perché qua c'è mia figlia, mia moglie, il marito di mia figlia e i miei due nipotini. Viviamo 7 minuti da altro. Siamo molto vicini. Come i genitori italiani. Per i genitori di Martino, di mandarla in America da solo, non con me, perché io ho chiesto, mandala da solo ai miei amici a Florida. E mamma ha detto, oh, ma stai scherzando? Sì. 30 anni fa. 30 anni fa, infatti, 30 anni fa. 30 anni fa, che è proprio... Poi è andato, e poi io ho arrivato. Dopo ho fatto due tornei, poi è andato a Tokyo, poi lei doveva andare a Messico. Arrivato in Messico la notte, lei andava da Florida, io ho venuto dall'Italia, si è persi un po', poi alle 2 della mattina io ho sentito la voce, oh Martina! E poi siamo andati a questo torneo. Il primo torneo, c'è una cosa un pochino gruppo. Devi stare attento a quello che... Quello che speri. Perché quando giochiamo un po' prima del torneo, c'è un signore di quasi 50 anni. Che... Allora lei allenava un po' con noi e lei giocava. E Martina ha detto, può essere bello per avere lì il primo turno. Quello fuori il drop.
Primo turno del signore. La signora ha rompito la scatola così tanto che giocava così, ma tu guarda, non poteva giocare contro questo signore. Allora aveva perso la partita. Allora lei ha detto, va bene, partiamo da qui subito. Siamo andati al secondo torneo. Lei andava bene, è arrivato l'ultimo turno di qualificazione e doveva giocare contro un svedese che si chiama Bo. Questo svedese è così, è più alto di me. Martino piace tirare forte. La ragazza tirava più forte. Ora, boom, boom, boom. Allora Martino stava perdendo la partita di brutto. 6-2 al primo turno, al primo set, 4-1 qualcosa. E poi mi guardava con due occhi così. Allora ho preso un po' di paura. Ma cosa devo fare? E lei mi guardava con, cosa devo fare? Io non sapevo che cosa dire. Allora ho fatto, e devo dire, alza la palla, alza la palla. Martino inizia, Martino ha risalito e ha vinto la partita. Queste cose è stato proprio fiducia, perché lei credeva quello che io dicevo. Infatti all'ultimo turno di quel torneo lì, arrivato in semifinale di quel torneo, poi l'ultimo torneo giocavo contro uno di Judy Newman, che attacca americana, attaccava, e Martina stava perdendo. Io arrivato, non avevo niente da dire, fatto così, adesso fatela. Non avevo niente da dire, e Martina ha iniziato a distruggere questo. Martina? Grazie, perché Martina e Gabriella sono i due. A poco di giudizio. No, ma tu, ma poi sembra di usare. Parlando di un po' di quello che lui cercava di sapere nella vita che è questo. No, sai, per me il tennis è un gioco, però è un modo di vivere. Per me il tennis, io dico sempre ai genitori, il tennis aiuta a costruire il carattere dei ragazzi. Quasi tutti che giocano il tennis avevano grandi successi. I dottori, gli avvocati, i tennisti hanno una parte importante nella nostra società, perché lavorano da solo in campo, giocano da solo, crea questa fiducia in successo. Genitori, continuo ad aiutare i tuoi figli a giocare, perché credimi, dal giorno che entro il campo tu hai vinto. Perché quei ragazzi, più o meno, 90 qualcosa per cento, diventano di successo. Sempre. Anche con mia figlia, che a un certo punto era in Florida, giocavo con i Williams. Serena e Venus, e poi lei giocava anche con Serena. A un certo punto, a 16 anni, mi guardate in faccia e dico, guarda babbo, io non voglio essere professionista, però voglio andare all'università con questo tennis. Non ho pagato una lira, euro, vieni qua, però il tennis per lei è stata una cosa meravigliosa, perché fa un grande lavoro adesso, è stato un successo, e i tuoi figli, se tieni loro nel tennis, vinci sempre. Non si può sbagliare con il tennis, non si può.
Cristina e Finos, ci vuoi spiegare gli inizi con Richard che non voleva fargli fare floor stance forehand? Mi ricordo questo. Ma parlando delle Serena e Venus, ma tu sai, Serena oggi è ritirato contro la Sharapova. No. Io sì, è ritirato. E adesso c'è qualcosa, qualche muscolo che è tirato e non poteva giocare. Io volevo vedere questa partita perché è stato un po' le decisioni, erano loro problemi. E poi c'è Sharapova adesso che dice che lei aveva paura. Ma non so, può essere anche. Però il padre di Serena e Venus, c'è un certo punto, infatti ultimamente io ho parlato con altri maestri, quelli grandi dell'America, e mi dicevo che quando insegni ai ragazzi, c'è uno, José Higueras, dobbiamo avere certi limiti. Deve fare così. Allora io ho detto no. Perché il signor Hoffman mi aveva insegnato, se funziona i colpi, lascialo stare. Io ho allenato anche Jim Courier, che veniva da baseball. Arrivato con calcio di baseball. Però lui giocava il colpo di Roberto. Non so se qualcuno qua, come baseball, giocava poi al baseball. Allora siamo andati al signor Hoffman e ma se Hoffman lui non. Hoffman ha detto la palla entra in campo? Sì, lascialo. Questo è arrivato numero uno del mondo. Allora a un certo punto il padre di Venus e Serena, Richard, che è un grandissimo amico, ha chiesto a me di guardare perché lui voleva che Venus e Serena giocavano il rovescio con open stance, e metteva questo piede invece del classico così. Allora io ho guardato e ho detto, ma è diverso, però mi ricordavo che il signor Hoffman mi sta guardando, e poi ho pensato subito, se lui dice così, e il signor, va bene, lascialo, e lui ha detto, sì, sicuro, e detto, sì, lascialo giocare così. Infatti ha cambiato tutto il tennis in quel tempo lì, perché adesso, allora se tu ragazzo o ragazzi giocano, fanno qualcosa di diverso, non cambio subito, aspetta di vedere i risultati, perché se va bene, continua a giocare così. Però gli insegnasti, questo signore gli insegnò anche il close stance, perché gli dicesti, al tempo era Venus, non era ancora una cosa. Se ti tirano al centro Venus, tu non puoi tirare l'angolo se giochi a close stance. Sì. Infatti. Sì. Infatti io avevo detto a lui che quando gli altri tiravano addosso, con questo open stance non c'era trasporto del corpo in avanti alla palla. Infatti adesso hanno cambiato un po' Venus e Serena, perché tutti avevano saputo dopo, ma se giochi addosso la palla non viene forte, come giocava la Gabriella. La Gabriella aveva un rovescio che, infatti anche lei, quando gioca il rovescio, metteva questa mano qua, come gioca il golf. E io avevo detto, ma Gabriella cosa fai? Così. E funzionava, allora io ho lasciato. A un certo punto ho provato a cambiare, però lei tornava così. Anche adesso, con i miei ragazzi, quando insegno il rovescio, io cerco di insegnarlo un po' così si sente tutti e due le mani che lavorano e poi si sente di cambiare, ti lascio. Parlaci di Zaga se vuoi, di Gomez, di Andy Roddick, chi più ne ha più ne metta, potremmo star qui fino a mezzanotte ragazzi. È chiaro che siamo costretti purtroppo a fare una sintesi, ovviamente. Storia di quest'uomo. È stato fortunato di aver lavorato con gente come Andres Gomez, che è mio carissimo amico, che ha battuto Agassi a Roland Garros,
infatti storia di Andres, Roma andando a Bologna, dopo lui aveva vinto il Foro Italico, eravamo lassù e doveva giocare con noi. E poi io facevo qualche punto con lui. E allora facevo una bella battuta, liftato, è entrato in rete e vinto il punto. E poi lui era avviato, Adams, vieni di nuovo. La prossima palla, io batto, scendo in rete e lui mi ha tirato una palla addosso. Io ho caduto in rete, adesso ho capito. Queste sono le palle dei professionisti. E infatti, parlando, tirando palla addosso, c'è la Gabriella che va a Flushing Meadow. E un giorno, un grande torneo, lei è arrivato in semifinale e aveva giocato il suo partito, stava girando, stava facendo i segni, l'autografia. E poi c'è un ragazzo americano, biondino, che è arrivato, ma proprio come un prete, ha detto, ma io devo andare a Mexico domani per vacanza, come tu stai vincendo tutti. Ti va a giocare partita stasera? Lei aveva smesso, fatto la doccia e tutto. E con suo fiducia ha guardato a me e dire, ma sei te il maestro? Tu devi dire. Allora ha detto, ma se lei giochi oggi, non deve giocare domani, ha un giorno di riposo e poi vince questo torneo. Allora ha detto sì. Lei è andato a cambiare, rientrato in campo. L'altro è iniziato la partita. Da questo, vedete, questo è diventato un mostro. Prima palla, boom, boom, boom. Allora, cosa c'è? Primo set, 6-2, per l'altro. Secondo set, l'altro vinceva 4-1. Allora, ma chi è questo? Ah, lei è la campionessa dell'America per universitario. Che è una giocatrice fortissima. C'è la Gabriella che ha fatto, aveva insegnato, lei sapeva, da fare quando uno ti dà fastidio, da una palla corta. Questa è una brutta storia. Ogni tanto ci sta. Lei dava una palla corta. Non proprio uno smorzato, però forse che l'altro doveva venire a rete. E quando l'altro è venuto a rete, la Gabriella, girato, aveva un grande rovescio. La palla veniva del diritto. Lei ha lasciato il diritto, è andata di qua. Io ho guardato e ho detto, oh oh. E quando questo ragazzo è arrivato a rete, la Gabriella ha tirato una palla, proprio addosso. Che la pallina è il defense. Diretta sul telone. Diretto sul telone. L'altro è caduto. La Gabriella ha arrivato a rete a fare adesso c'è la guerra. L'altro non aveva vinto un altro ping. La Gabriella da quel punto lì ha vinto tutta la partita. Bravo Gabriella. Ogni tanto c'è bisogno. Ti fa anche lei, eh? Voi due? Se vuoi giocare doppio. Pericoloso. Quando sei arrivato in Italia, la tua accademia in Florida, al di là, a differenza di accademie che sono fatte lì per fare denaro, no? Money making machines. 3.000 campi, se capita al primo campo forse è un buon maestro, al 40° campo l'Accademia di Bill è un'accademia multi, tailor, familiare, in cui spesso i giocatori abitano con te, quindi non ce l'hanno per 3 ore basta in campo, ce l'hanno per la giornata, ce l'hanno a tavola, parlano, vivono insieme. E tanti di questi giocatori, non tutti possono diventare dei campioni, questo si sa, ma tutti i giocatori che sono stati con Bill, specialmente di alcuni paesi magari non così fortunati, in cui andare all'università in America è un grande successo giocando a tennis,
hanno preso sempre il full scholarship. Sai, una volta io ho chiesto al signor Hoffman che è la cosa più importante per insegnare i ragazzi, e lui girato, guardato me e ha detto: cerchi di fare i buoni ragazzi, i bravi ragazzi. E ha detto: niente di tennis, fa loro diventare bravi ragazzi, educati, con molto fiducia in se stesso, ma bravi ragazzi. E ho rimasto così, perché aspettavo questo grande uomo del tennis che dice qualcosa del tennis. Lui ha detto: no, fa loro diventare bravi ragazzi. A mia accademia, che io non potevo fare senza mia moglie, perché c'è mia moglie che io trovo alcuni ragazzi che vengono lì solo per la pasta, perché mia moglie è in pratica come fare la pasta in Italia. Allora un ragazzo è arrivato lì, suo padre portava lui fuori per il suo compleanno, da che ristorante vuoi? Io no, devo andare al signor Adams prima. E anche adesso ci sono ragazzi che noi facciamo come una famiglia. Come ha detto Andrea, non è un'accademia, è un boutique. Siamo in famiglia, stanno in famiglia. C'è mia moglie che fa la mamma, che abbiamo le leggi in casa, i ragazzi che stanno con noi, ma tutti vanno all'università. La prima cosa che io spingo loro è di andare all'università, di prendere una bella borsa di studio, di diventare qualcuno. Se uno ce l'ha qualcosa di più, lo sappiamo, lavoriamo su questo, però l'educazione è per adesso, ragazzi. Io sto sempre cercando ragazzi italiani, perché andando all'università in America, come l'inglese con gli europei è diventato così importante, io ho conosciuto tanti ragazzi italiani che sono andati, no, lo so, i genitori italiani non vogliono lasciarlo andare, però tanta la fortuna, perché crescono bene e noi cerchiamo di aiutare i ragazzi con la scuola, con il tennis, giriamo assieme e con le persone più importanti di tutto. Alcuni dubbi che mi erano stati espressi in queste settimane, ricordi Matteo? Anche da parte di giocatori di buon livello, ma un allenatore che ha allenato Serena Williams, Roddick, pure, cosa può fare per me che gioco in quarta categoria? Cosa può fare per me che gioco per divertirmi? Ve lo dico io, ora ci sarà un momento di question time, no? Per delle domande che più vi interessano. Per chi si ricorda il cartone animato Kenshiro, no? Qualcuno se lo ricorda? I trentenni, diciamo i trentenni se lo ricordano. Esisteva la scuola di Kenshiro, no? Che era l'apice, no? Le sette stelle d'Hokuto, no? Ed era l'apice della conoscenza. Il metodo di Bill, il metodo di Harry Hoffman, questo è l'Everest della conoscenza tennistica. Non c'è niente ad oggi, e io ve lo posso dire perché sto anche frequentando dei corsi di alta formazione, in cui le cose che mi insegnano in questi corsi sono cose che Bill mi ha insegnato, diciamo, 25 anni fa. E io sono lì al tavolo, mi voglio alzare e dire: ma io lo sapevo! Alcune volte è stato veramente duro con lui, veramente duro. Infatti, infatti mi raccontavo, c'è un giorno che lui, un altro ragazzo, è arrivato un po' pigro quel giorno lì, e io ho fatto il loro cuore per più di un'ora. Ma sei soldati, devi andare in campo. Adesso è diventato un pochino più tranquillo. Per me, il tennis
è solo un veicolo per la vita, è solo uno di quei veicoli per la vita, di avere una buona vita, di avere fiducia in se stesso, perché è un gioco che ti entra, non c'è squadra. Io giocavo a calcio anche, un giorno all'università, cioè io ho provato il tutto, giocavo a difeso e davo qua là e poi perdiamo la partita. Io non sono uno che perde, infatti a me piace, a me odio più di perdere invece di vincere. Se perdo, infatti mia moglie dice sempre tu, mi bastona, perché quando i ragazzi perdono, perdo io. Se dai il tutto, sono contento, perché questo gioco di tennis, uno deve capire primo come di perdere, perché se i ragazzi non sanno come di perdere, non sanno come di vincere, perché si perderà in questo gioco, anche i punti si perderà. I genitori devono aiutare i ragazzi come di recuperare dopo la perdita, quanti tempo, infatti anche durante la partita, i ragazzi devono sapere, ragazzi, quando perdi, i professionisti hanno 1.4 secondi da riprendere, 1.4 secondi, che vuol dire? Ok, e deve essere ottimisti subito, non è un gioco di pessimismo, tu devi sempre riprendere e riprendere. E noi cerchiamo il massimo, io cerco il massimo, di insegnare ai ragazzi come di perdere, e si sa come di perdere, è facile di vincere. Come due storie, che loro due stanno perdendo e poi rimonta. Questo è il bello del tennis. Ci sono delle domande? Poi. Mi chiedevo quante delle persone leggendo che lei ha allenato hanno avuto grandi dubbi andando avanti. Sono sicuro che almeno tutti, e com'è che lo affrontavate insieme, perché credi in te stesso, oltre che credi in te stesso perché hai le potenzialità, e come avete sviluppato insieme questa. Più o meno quasi tutti avevano questo dubbio. Infatti i più grandi successi è stato ragazzi che c'è uno in America, si chiama, non mi ricordo il nome, mi guardo bene anche in Pacifico, alto, Ginepri, Roby Ginepri, che questa è una storia di lui, che giocavo, poi a un certo punto perdeva e dice guarda io sono finito, basta, non faccio più, dovevo giocare un torneo, e dice va bene gioco perché sono iscritto, però dopo questo sono finito, allora è andato a giocare, ha giocato con tranquillità, ha vinto la partita, e poi dice ma forse provo di nuovo, e ha ripreso. Io ho una storia, c'era quando giocavo in Germania, c'era un ragazzo che chiama Reese, che mi batteva ogni volta, domenica mattina, in finale. Ogni volta mi batteva. Allora a un certo punto, cioè questo sabato sera, io andavo fuori con i miei amici. Ma lui mi batteva, stesso. Allora io avevo accettato. Sono andato in campo, non ho dormito la notte. Sono andato in campo, ero tutto stanco. Giocavo così, sciolto. Avevo vinto il primo set, non pensavo niente. Poi lui passava a dire, ma adesso metto più palle in campo. E tu dici, non lo so, io sono così stanco, non ho capito niente. Secondo set stavo vincendo 4-1, a un certo punto ero, ma forse vinco. Il momento che ho pensato forse vinco, lui è rimontato, è andato su 5-4.
hai tu il rispoglietto. Remontato, era da 5 gradi. Ah sì, lui è da 20. Mi sono rilassato, non pensavo niente, e poi ho vinto la partita. Allora, sai, i dubbi ci hanno tutti, nella vita ci hanno tutti. La più importante, la più bella cosa della vita era rimontare. Le perdere, le cadere del cavallo, e alzi e rimonti. Questa è la cosa più bella per me nella vita, con i tennisti. Io diverto di più quando uno inizia a dire ma no, io, e poi rimonto. Questo è il bello del tennis. Allora, sempre, rimonto. Domande, dai. Ragazzi, Gregorio? Niente? Come mai no? Sì. In America, ho visto, cominciano a essere bravi. Poi fai homeschooling. Ecco, io lo conosco personalmente questa situazione, io lo so che è. E ecco, voglio fare un commento su questo. Questa domanda. Per me è un po' da tennis, però America, scusi, ha i problemi. È l'unico paese dove, mi spiace, giù da noi, 20 minuti da noi, c'è quella scuola Parkland, dove uno è entrato e ha massacrato quanti? Ha massacrato 20 qualcosa ragazzi, 40 qualcosa ragazzi. Poi qualche settimana fa c'è un altro a Texas. L'America ha questo problema perché non hanno questo familiare degli italiani. Adesso il homeschooling è cresciuto di più del 1000% per i ragazzi che giocano a tennis. Io ho trovato sempre quando entravo in università sono più preparati di quelli che vanno a scuola. Perché con homeschooling devi studiare da solo. Quando vai in università devi studiare da solo. Non c'è come la scuola superiore. Anche mio figlio, io ho fatto homeschooling. E c'è mia sorella più grande, dice, e senti, lasciala stare. Sono sicuro lei ci dice che a un certo punto non va male. Però i ragazzi devono avere questa disciplina. Anche i genitori devono stare indietro. E tu devi sapere, devi conoscere tutto. Però non va male. Va molto bene adesso. Hanno fatto in una maniera che io trovo un amico che ha una nuova scuola, si chiama Exceed. E i ragazzi vanno lì 3-4 settimane, fa una materia, finisce questa materia, poi fa l'altra. E loro vengono fuori bene. Vengono fuori molto bene. No, non devi avere paura. Lo so, la tua decisione. C'è tanti genitori che hanno paura, però il mondo sta cambiando. Sta cambiando molto. Io ho visto anche adesso in Europa, l'Italia. Non era l'Italia di un tempo, è cambiato tanto. Però dobbiamo cambiare quel mondo. E poi abbiamo il nostro nuovo presidente che sta cambiando tutto. Vuoi parlare tanto di lui? Poi un'altra domanda? Secondo te, non hai pensato alla storia del tennis moderno di più? Teniamo i giocatori, lo capisci? E abbiamo dato prima prima. Chi ha dato più al sì, il tennis è cambiato tanto. Infatti io dico la verità, mi piace più di guardare il femminile del maschile, perché battono così forte. E la materia delle racchette è cambiata. Quando io giocavo in università, giocavo con il legno, sono anziano. Giocavo con il legno e se tu non prendevi la palla in centro della racchetta,
l'altro viene in rete, è molto difficile passarlo. Adesso la materia è così avanzata, anche se prende la palla fuori dal centro si può passare. Allora il tennis è cambiato e secondo me cambierà di nuovo, perché i giocatori stanno diventando più forti, fisicamente sono messi meglio, l'allenamento, poi questa battuta è molto più forte. A me piace, guardare Federer o Nadal, che sono tutti e due grandi campioni. Questi giovani adesso, il next level, non lo so, però sono tutti forti. E il gioco proprio mi piace come giocano gli italiani, sai? La tecnica dei ragazzi italiani, c'è solo un problema. Quando arrivo a un certo punto è difficile staccare un po' da casa. Molto difficile. Che i genitori che accompagnano loro ai torneo di 11, 12, 13 anni, arriva a 14 anni, poi deve lasciarlo a un maestro perché non ha l'esperienza, lì diventa difficile. Però si ha fiducia, lascia il maestro lavorare, il tennis moderno, e continua a crescere, continua ad andare avanti. Cosa pensi te del tennis moderno? Sì. Non lo so, hai giocato bene. Sì, sì, molto più. Però è diventato così, eh? Il ruolo è diverso. Molto più complesso. Sì, sì. Sì. Sai cosa trovo difficile io? Il cell phone, il computer. Perché ragazzi, se io voglio insegnare bene, è meglio che io mando un'email. Perché ragazzi vivono su questo. E tutti i maestri, tutti i miei amici, dicono questi sono i nostri problemi adesso. Mi raccomando, secondo me, infatti anche a casa mia, delle volte quando giriamo con i ragazzi col torneo, alle 10:30 la notte io prendo tutti i telefoni. C'è alcuni, c'è un ragazzo messicano che giocava con me, mi dava il phone e lui aveva proprio problemi. Aveva proprio ma devo usarlo per alzarmi la mattina. Tira il guardo, vengo io da alzarti, okay? Dammi il telefono. E infatti tante volte dico loro, tu chiami a caso e se tu genitore mi dici ti deve dare il telefono, io ti do. Dico, no, 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 perché i genitori anche, e io dico questo, deve controllare quanto questo telefono. C'è Einstein che dice che il momento che la tecnica diventa più importante, abbiamo i problemi. E sta arrivando adesso. Dobbiamo stare attenti con i selfie. C'è anche i miei fortini. Guardi. Coach, il coach è molto difficile. Io le volte che vengo a casa sono pronto a dormire e io sbrontolo, c'è mia moglie che dice ma stai calmo, stai calmo. Sì, soffriamo, però dobbiamo tenere questa pace. Ma anche i genitori devono fare così. Io dico, è molto difficile. Tu e tuo figlio,
ti guardo e sa che cosa sta pensando. Io avevo una ragazza a Michigan, dove è freddo, e poi c'è questo vietro, e poi c'è questo padre che è venuto fuori al campo, la ragazza si chiama Melanie, e poi lei ha detto al padre, ma tu, io capisco, e lui ha detto, ma no, c'è il vetro, e lei, io solo devo guardarti, e lo so che cosa sta pensando. I genitori devono stare attenti perché i tuoi figli, se tu fai così, loro sono i tuoi figli e capiscono. Devi cercare un poco qui, non lo so, devi andare al cardiologo. Io? Sì. Pulla. È brevissima, volevo sapere. Qual è stato nella tua carriera di coach il momento più difficile e come l'hai superato? Il momento più difficile è proprio... è personale. Forse è stato mio figlio. Che a 16 anni io ho avuto... ma sta andando forte, giocando, infatti. Andrea non piace questo, però... La prima volta che ho giocato contro Andrea... ha vinto lei, poi c'è il babbo di Andrea e ma c'è un ragazzino, lui soffriva anche. Il mio momento più difficile è forse una lei, però c'è una storia di quando stavo a Bologna, quando avevo questa squadra di Coppa Davis, e un certo signore, non, io non devo nominare, però il capo dei fuori italico, un po' casino, a un certo punto io avevo fatto tutto questo lavoro con Canet, di questi ragazzi, e lui aveva detto, guarda, a Cane e a Narducci e a Mezzaradri, Dio deve girare con voi. Però io avevo una scuola con tutti i ragazzini e per me i ragazzini stanno molto a cuore. E ho detto, guarda, io non posso andare via perché ho questi ragazzini, c'erano 42 ragazzini. E lui ha tolto i ragazzi. Ha tolto, e infatti succede tante volte che il maestro che porta i ragazzi a un certo livello e poi c'è qualcuno più alto che viene e togliono. Questo è duro, soffro. Ci sono tanti adesso, tanti. C'è uno o due che sta giocando a Roland Garros adesso. Che gente mi chiama, mi ha chiamato uno oggi. Ah, ma il tuo ragazzo ha perso oggi. Quello non è con me più, è 2 anni non è con me. Però loro sempre dicono, è il tuo ragazzo. E allora ti soffri per forza. Bene, avete altre domande, altre cose che dobbiamo proseguire col programma del Massimo. E prima di passare la parola a Gabriele che vi spiega com'è il programma della serata, ci prepariamo con la premiazione dei bambini, ci prepariamo con i maestri della scuola. Mentre ci prepariamo per la premiazione dei bambini, dei ragazzi, dei nostri ragazzi, a me faceva piacere ribadire alcune cose che mi hanno colpito, che valgono un po' non solo per tutti i ragazzini ma anche per noi adulti. Allora, la prima cosa che mi sono segnato è avere fiducia nel maestro. Non a caso nella Scuola Italiana di Mentoring c'è scritto una frase molto importante che è: da stolti non imparare dai più saggi e da coloro che possono insegnare.
La seconda cosa che mi ha colpito molto dallo speech di Bill: sorridi agli ostacoli, sorridi al tuo nemico, sorridi agli ostacoli. La terza cosa, perché ogni storia aveva un concetto chiave molto importante, ogni storia aveva la sua morale. Dopo i successi, allenati. Martino. Poi, un'altra cosa per noi maestri e per noi anche genitori. Non è noi genitori, ma voi. Noi futuri genitori, insomma, noi genitori. Io mi sento già un po' genitore, però sono qua per scoprire. Allora, la cosa importante per i maestri non è farli diventare solo dei bravi tennisti, ma fateli diventare dei bravi ragazzi. E l'ultima cosa, che ce lo diciamo un po' tutti noi, beh, noi tennisti ci abbiamo un compito nella società, no? Perché abbiamo il compito di costruire il carattere prima di noi stessi e poi delle altre persone. Quindi praticamente la cosa importante è che è dal primo giorno che si entra in campo che si vince, quindi non si può sbagliare con il tennis. Bene, adesso passo la parola a Capri che ci spiega il programma della serata. Sei finito, arrivederci. Ciao. No, adesso chiudiamo lo speech, chiudiamo questa prima fase della serata. Abbiamo quasi tutta la nostra scuola tennis presente, ci fa molto piacere, tutto lo staff al completo, o quasi anche quello, e quindi ci sposteremo adesso con i ragazzi, genitori se volete fare foto o quant'altro, ci sposteremo in campo, ragazzi, abbiamo preparato un tavolino con palline eccetera eccetera, vi verrà dato qualcosa da Bill Adams e momento foto, momento lacrimuccia e mentre chi si era prenotato si può intanto andare a cambiare negli spogliatoi, azzeccate quello giusto. E perché poi staremo in campo e Bill farà insieme a Andrea soprattutto una sessione di allenamento per appunto quelli che si erano prenotati per giocare, a seguire videoanalisi. Chi non gioca e vuole sgranare e bere un boccone, bere qualcosa, il buffet è quasi pronto, no direi che è pronto, e quindi tanto può godersi i nostri tennisti mentre mangia, sgranocchia e beve qualcosa. Buona serata a tutti. Sì, sicuro sì, perché non ho parlato così tanto italiano e lo so tante parole. Grazie, mi scusi che quello che ho dimenticato, ma di una volta ho fatto il Nicaragua e mi dici ma tu parli spagnolo? Però con accento italiano. Intanto mi scusi per quel che ha parlato benissimo e ringraziamolo di nuovo per favore perché si sta facendo un grande piacere. Grazie intanto.